c'è liberi.tv che ci sta riprendendo. Chi ha qualcosa da dire lo dica adesso o lascia per sempre. C'è Cosimo Ferri che attendiamo tutti e che poi è in trade union con questo premio, perché il premio di usarte liberi in Ponte della Legalità finirà a Poltremoli, nella città del libro. Questa premiazione verrà fatta la stessa mattinata della domenica in cui viene proclamato il Banca Arena. Che altro dirvi? Molti di voi giusto la conoscono già. È nata con l'idea di dare un sapore diverso al diritto, con l'idea di abbattere un po' la barriera tra avvocatura e magistratura. Negli anni questo dialogo è diventato sempre più intenso, infatti consentitemi di fare qualche saluto a Luigi Fabrizio Mancuso, consigliere di Cassazione, presidente di sezione di Cassazione, che ci onora di essere anche nostro socio onorario e che ci è stato donato in eredità dal presidente Santa Croce, che noi ricordiamo sempre con grande affetto. Saluto anche la presidente Caterina Chiaravallotti, che è la prima volta qui con noi qui stasera e ai nostri incontri, che è arrivata da poco come presidente del Tribunale di Latina. Vedo che è arrivata anche la nostra autrice della scorsa edizione, la dottoressa Marina Cirese. Un applauso a Marina, che l'altra volta con il suo libro ci ha rallegrato e soprattutto ci ha consentito di conoscere le difficoltà di essere una donna magistrato. Vedo tante donne stasera e quindi sono emozionata, che dire. Non sono abituata a dire l'applauso assolutamente a te, Antonella, grande donna, grande avvocato, soprattutto di questi incontri. A proposito di incontri, next time, il prossimo appuntamento, dove sarà sempre Romano, quando possiamo già ringraziare e invitare il nostro pubblico, che ci sarà sicuramente. Sempre grazie a questa sinergia con la magistratura, questa volta la magistratura ecclesiastica, avremo il piacere di ospitarvi al Palazzo della Cancelleria il 15 aprile in concomitanza con il 500enario della morte di Leonardo da Vinci, e avremo l'anteprima, in anteprima la visione di questa nuova installazione di una mostra che esiste lì da 10 anni su Leonardo da Vinci. Quindi vi aspettiamo, faremo anche un cocktail lì alle 19 davanti al Palazzo della Cancelleria. I posti sono limitati, vi prego di prenotarvi. E poi, a parte vedere la mostra, ci sarà un sostituto procuratore della Repubblica, esperto di tutela del patrimonio artistico, nostro socio onorario, che ci racconterà un sacco di aneddoti sulle grandi truffe nell'ambito del patrimonio artistico e soprattutto su tanti beni artistici che abbiamo perduto perché sono stati trafugati all'estero e che è difficile far ritornare in Italia. E per concludere questa breve intervista, ci racconti un aneddoto della tua carriera come avvocato? È una sorpresa questa intervista, l'avevo programmata, è bello che c'è così della diretta, e poi parleremo di che cosa avverrà questa serata. Sono davvero emozionata, intanto un applauso a Barbara Castellani, molto noto di Sky, che appena reduce da Vinita, lì forse per questo così frizzante, perché non mi aspettavo questa cosa. No, gli aneddoti sono tanti, in questo momento non me ne viene in mente nessuno perché sono veramente emozionata. Quindi... Dici dei nodi ai tuoi clienti. Eh? Dici dei nodi ai tuoi clienti. Vabbè, lei ne sa uno in particolare su cui abbiamo... Sì, beh, il no più eclatante è stato un papà, un genitore che era venuto da me per conferirmi il mandato per la sua separazione, che aveva deciso di fare il test del DNA del giardino per verificare se fosse o meno suo figlio, senza preoccuparsi del fatto che nell'ipotesi in cui avesse scoperto che non era suo figlio, questo bimbo comunque per 8 anni l'aveva creduto suo padre. Quindi davanti alla mia domanda e se la scoperta fosse questa, lui mi rispose che quantomeno avrebbe evitato di dargli mantenimento, per cui ovviamente ho rinunciato al mandato. Per questo mi piace l'applauso, mi ha emozionato quando serata mi ha raccontato questo aneddoto, mi ha colpito perché il cuore è importante, un avvocato e anche nei magistrati. Qui a destra abbiamo, posso presentarla? Vuoi presentarla? Due parole, io, ecco, sono tu da padrona di casa, di
voglio spostando. Io soltanto come giornalista una breve domanda. Abbiamo alla nostra destra una donna che io stimo moltissimo perché ha un ruolo importante, vive in questo momento a Milano, è una scrittrice, ma è molto più di una scrittrice, nasce come avvocato, dico bene, e adesso qual è il suo ruolo? Lo presentiamo anche. Sono consigliere della Corte di Cassazione per meriti insigni. Donna che è entrata l'anno scorso per me nei miei siti, infatti questa cosa è stata la novità. Ecco, vorrei presentare il suo nome, Daniela, non vorrei sbagliare il cognome, le origini, questo è il cognome. L'origine è raccontata nel mio romanzo, però dobbiamo leggere. Io sono nata a Tripoli, in Libia, da un papà etiopico, e quindi questa è... Io non ho ancora letto il romanzo perché, come diceva giustamente, sono reduce di 3 giorni full immersional in Italy per Skype, però lo leggerò assolutamente e desidero anche la dedica nei prossimi giorni. Come nasce per te questo libro e quanto l'ha scritto? Beh, è complicato adesso da raccontare così su 2 piedi. Questo libro ha avuto una gestazione di 3 anni più o meno, non è il mio primo romanzo, devo dire la verità, quindi io ho iniziato a scrivere questo libro ispirata un po', non mi ispiravano, io sono nata a Tripoli e sono fuggita dalla Libia quando è scoppiata la guerra del 67. Io ero una bambina, sono fuggita con tutta la mia famiglia. Quella guerra causò nei paesi arabi, io mi riferisco soprattutto alla Libia che allora era governata dal re, da Idris, non c'era ancora Gheddafi, mancavano 2 anni all'avvento di Gheddafi, quella guerra in realtà scatenò dei disordini spaventosi, la città fu messa a ferro e fuoco, ci fu una guerra civile sostanzialmente, ma la guerra civile ebbe come bersaglio la comunità ebraica libica, che era una comunità che viveva in Libia dai tempi, da secoli, da tempi antecedenti all'arrivo dell'invasione araba, quindi voi immaginate che queste persone che erano anche molto in buona parte integrate con diciamo, il contesto degli abitanti del luogo, è stata da un giorno all'altro oggetto di una caccia all'uomo, quindi tante persone sono state cercate, tante persone sono state aggredite, tante persone sono state ammazzate, quindi io con la mia famiglia sono in realtà fuggita. C'è qualcosa? Sì, c'è qui si parla di una bambina di 9 anni e c'è un qualche cosa di autobiografico in questo libro? Ah beh sì, anche se la protagonista di questa storia, questo libro riguarda la vicenda di una bambina e la guerra vista dagli occhi di una bambina che si chiama Nicole. E sì, sono io che guardo la guerra attraverso gli occhi di Nicole, ma Nicole non sono io. Quindi sicuramente il contesto è quello che ho vissuto. Io sono stata chiusa nella scuola delle suore che ci hanno in qualche modo salvati con molta riluttanza me e mio fratello. Però naturalmente la storia di Nicole che è una storia diversa e c'è qualcosa di biografico nel senso che c'è il sentimento. Io credo che il sentimento che anima Nicole è lo stesso e soprattutto la Nicole adulta che nella seconda parte del libro tornerà. Che tornerà in Libia e non sono io certo tornata in Libia, beh insomma è come se io facessi attraverso le vicende di Nicole facessi anch'io andassi con lei, accompagnassi questo personaggio, ma il personaggio resta un personaggio e io resto io. Certo le emozioni, le sensazioni, gli stati d'animo che hanno animato Nicole sono anche i miei ricordi, i miei colori, i miei odori. Mi piace, vorrei leggere questo e poi lascio il microfono all'avvocato. Un libro incalzante per i fatti narrati che pur tuttavia riesce a soffermarsi sui svolti personali, di personaggi indimenticabili e sul colore e il calore di un gruppo fino ad allora fortemente integrato con la vita dei propri vicini. Di Alevi, che belle parole. Abbiamo una sorpresa per te, c'è un'altra grande scrittrice che ci onora, una grande amica, Catena Fiorello, vieni ad aiutarci a presentare questa nostra
autrice in concorso. Il libro va votato, comprato, va votato, c'è un collegio lettori, ma anche quelli che compreranno il libro solo stasera potranno votare il libro. Quindi chiedete a Cristina come fare, perché questo è un concorso letterario di Cento. Vieni Catena, vieni. Ci racconti qualche cosa di più di questo concorso, quindi tutti i libri vengono votati da una giuria. Allora c'è un collegio elettori fisso qui a Roma che è composto da 16 persone, poi abbiamo un altro, ecco Catena Fiorello, un applauso a Catena, che regge da un tour con il suo libro bellissimo. Allora lei ha detto, ecco Catena Fiorello, un applauso, cioè magari loro non avevano voglia di fare un applauso. Ma vedete che nella televisione non fanno così, fate l'applauso. Io vedo un po', mi faccio conosciuto perché vabbè la famiglia è quella, tra l'altro so tutto di questo libro e ce l'ho anche a casa perché il signor Antonio Imeri mi ha dato questo libro in tempi non sospetti, quindi io ce l'ho dietro un comodino da leggere perché vabbè lui poi mi ha raccontato del vostro incontro, insomma anche del tema di questo libro che a me è tanto caro per motivi che poi spiegherò. E che dire, io mi sento parte di questa famiglia, quindi vi porto sempre, anzi poi quando avrete voglia insomma faremo un incontro, magari la scrittrice potrebbe anche presentare. Infatti il nostro concorso prevede come regola che i concorrenti facciano anche da relatori agli altri concorrenti, no, scrittrice faremo un incontro appositamente costruito perché ovviamente Catena Fiorello è fuori concorso, cioè, nel senso che sono sempre fuori, ma è già arrivato anche il signor Cosa. No, fermi, no, vedi che tutto cambia, quando arriva Ferri c'è un movimento assurdo. E senti, ma a proposito di Ferri, ma tu quest'anno presenterai Bancarella? No, perché questa donna l'anno scorso ha presentato il primo Bancarella, ci cioè ha fatto sudare. Il signore in prima fila infatti dice, quindi abbiamo fatto l'anno scorso una bella presentazione a Pontremoli, anzi quest'anno venite tutti, io non so se presento il Bancarella, però ci andrò. Però direi di tifare, perché noi qua stiamo tutti tifando, allora, perché molti di noi vadano a Pontremoli per godersi questo bellissimo paesino che è lungo la via Francigena, ma soprattutto auguriamo ad ogni nostro concorrente di essere lui concorrente, finalista o vincitore, per cui che poi sai, ritroviamo già Pontremoli in buon augurio. Per colpa di Gustandum, io quest'anno la mia casa editrice l'ha detto, ah comunque adesso dobbiamo vedere il libro e lo vogliamo presentare a qualche premio, non so, vediamo Bancarella o quello di vabbè non mi ricordo, in questo momento ho detto no, non presentate mai il mio libro al Bancarella, perché io ho presentato l'anno scorso il Bancarella, sembra che le cose, lo presenta lui, quindi io mi sono autocensurata per cui posso solo partecipare come ospite, perché ormai quello è il mio ruolo al Bancarella, non lo faremo. Però è vero, mi confermi che per un autore la cosa più bella non è vincere i premi, ma vedere i lettori, incontrare i lettori. Io che mi presento il mio libro è stato pubblicato il 12 febbraio, da quel giorno non mi sono mai fermata in giro per l'Italia, ancora continuo a girare. Sto già pensando al prossimo libro? Assolutamente sì. Argomento, possiamo dirlo, non il titolo ovviamente, magari non hai già pensato perché l'ultima cosa in genere offende la prima, la seconda, dico me, però argomento, anticipazione, quando uscirà questo proposito? C'è un bambino e c'è un cimitero, sono due argomenti che mi stanno a cuore, i cimiteri perché sono un luogo secondo me non valutato nella giusta maniera, cioè tutti tristezza, il cimitero succede un sacco di cose incredibili, il cimitero tra l'altro è un luogo che più che paura secondo me dovrebbe forse anche aiutare a pensare a tante cose, quale luogo per riflettere sulla vita del cimitero e i bambini perché secondo me sono proprio, cioè, è
naturezza nella sua essenza proprio più sincera, perché io penso insieme due cose forse fondamentali, e qua il punto è, non vedo l'ora di presentarla. Quando scrive di notte? Io dormo poco, quindi scrivo la notte e scrivo soprattutto quando poi mi fermo, quando mi sono in giro per l'Italia. E quando deve essere l'ultimo, quanti mesi? Dipende, a molte volte di certo ci si pensa prima che si scrive. Va via mediamente un anno, perché per esempio il CD ha richiesto più tempo, anche di qui, perché sono stata in Germania, ho fatto le ricerche sui migranti e ho dovuto preparare a lungo, perché il tema dell'immigrazione è semplice, soprattutto se poi questa immigrazione la devi raccontare con le parole di una bambina di 10 anni. Tra l'altro il libro di un film è già finito, l'ho visto una settimana fa. Sì, veramente il regista è stato un po' bravo. Poi vabbè, la sceneggiatura è stata scritta anche insieme a un maestro, perché Ugo Chiti ci ha insegnato un sacco di cose. Ugo Chiti, l'ultima sceneggiatura che ha firmato è quella di Dogman, quindi si possono imparare da lui. Io, Paolo Ligate, regista, e Ugo Chiti abbiamo lavorato insieme più di un anno. Finalmente il film è finito e adesso è stato iscritto ai vari concorsi, speriamo che uno di questi. Dottoressa, lei sta già pensando al prossimo libro? Sì, sto già pensando al prossimo libro, sì. Però non mi sento adesso di dire niente. No, sto pensando, certamente, diciamo, quando si scrive almeno. Allora, si è molto sensibile alle suggestioni esterne, per cui vengono dei pensieri che non sono ispirazioni, però vengono dei pensieri che poi uno annota per approfondirli. Poi sì, io sto pensando. Presidente di Iusbustando, da 20 anni fra i libri, presentando libri, ma hai avuto l'idea, la voglia, il desiderio di scrivere un libro? Ovviamente sì. Questa è una rivelazione. Beh, no, no, è una grande rivelazione, lo sanno in molti. E daremo alle stampe finalmente questi 20 anni quasi di Iusbustando con questo libro La giustizia è cotta, l'editore Giorticherelli. Speriamo di farcela prima della fine dell'anno, purtroppo il 2018 mi ha portato delle tristi sorprese e ho dovuto interrompere, però ci ritroveremo, anche perché quest'anno dopo tanto tempo rifaremo la gara culinaria Magistrati contro Avvocati, quindi vedremo se questa ultima gara culinaria se ci riserverà delle grandi sorprese da inserire nel libro. Complimenti, non grazie. Prego del libro, quindi aspettiamo la presentazione di questo libro. Chissà, anche perché quant'è che stai lavorando al libro? Beh, il libro più o meno qualche anno. Sì, qualche annetto. È stato difficile raccogliere il materiale perché 20 anni sono tanti e gran parte anche delle edizioni della gara culinaria dei nostri incontri si è svolta prevalentemente a casa mia, quindi non in questa foto. Così. Ma le foto vorrei evitarle, perché i libri con le foto sono più difficili, quindi richiedono un altro tipo di editori, no? Quindi aspettiamo. Però daremo delle foto inedite, di sicuro sì, magari in questa, faremo una presentazione particolare, magari verrà Catena Fiorello ad aiutarmi, già in chiamata. Però vi volevo dire una cosa, Catena non è solo qui come scrittrice, perché voi sapete che ogni volta abbiamo avuto delle sorprese, ora gliela sto facendo io a lei, no? Catena ha anche una bellissima voce, ogni volta che ci siamo visti quest'anno abbiamo unito momenti, no? L'altra volta c'è stato il magistrato Lorenzo Deli Priscoli che ha cantato, stasera no, non nessuna, stasera dai, ce non fa le storie, no, non ce l'ho, magari pensaci dopo, dai. Però volevo dire una cosa importante, la dottoressa da Wanna detto una cosa che è basilare per uno scrittore, quando dice sto pensando, il libro è già quasi realizzato, nel senso che nel pensare lo scrittore ha già messo su almeno il 30-40% del materiale, cioè pensare non è semplicemente mi viene in mente una cosa e basta, lo scrittore sta elaborando
proprio il materiale, per cui metterlo giù dopo è semplice. Il vero lavoro, quello complicato, è quello del pensare. E tutti i giorni, io sono sicura che verrà anche così nella sua testa, è un, come dire, un... Sì, lo è l'augurio, perché mentre pensi dici no, però quello non va bene, allora fai così. E quindi hai creato questo mondo che è tutto poi capsulato dentro, e quando viene fuori, nel momento della scrittura, è la fase davvero più semplice, che è solo da correggere, no? Imparare un po', magari, che ne so, cambiare il verbo, perché il verbo non va bene, stavate aspettando l'uomo? Stavate aspettando l'uomo? Il bravissimo ad improvvisare, siamo dei jazzisti, cioè questo è tutto l'improvvisazione. Stasera non sapevo che, cioè, Barbara non era prevista, Catena ce l'avevamo sentita e gli aveva detto no, non posso venire, cioè, stiamo aspettando qualcuno dal CSM, il relatore di Ammetta Barnieri, perché c'è un plenum abbastanza faticoso e lungo. Cosa strana, è arrivato puntuale, così confermi che mai è puntuale, quindi. Sentite, ma i prossimi appuntamenti invece che non... Allora, 15 aprile saremo per vedere la mostra di Leonardo in anteprima al Palazzo della Cancelleria, e poi per aprile basta ci ritroveremo il 7 maggio con il libro di un altro magistrato, però saremo al Crown, così poi aperitivo in piscina, perché insomma... Ah, cominciate già con le piscine. Cominciamo con le piscine, va bene? Bene, allora... No, che lei, chi è lei? No, canterò. No, nulla, stasera non ho da cantare. No, i migliori cantanti cantano senza la base musicale. Live due note. Allora, no, dov'è Cosimo? E tra... Cosimo! Siamo pronti già per l'intervista. No, non è solo per... Due note per il nostro pubblico senza base musicale, così si sente realmente la voce. Applausi, così non puoi dirti no. Ci sono siciliani in sala? Catania cosa? Avvocato, praticante, magistrato? Ingegnere. E chi c'è in città? Lo sole è già spuntato nel mare, e voi, Petruzza mia, dormite ancora, lasciate sonno stanchi di cantare, e affrettate di aspetto il caffora. Sopra l'alba punendo su affacciate, e aspetto non pannello affacciate. Lasciate stare, non dormite più, cammensarete di giastra vanebra. Sogno puro io che aspetto a voi, per vedere questa pace a busse pedra, passo che fora tutte le nottate, e aspetto solo quando la faccia. Che mio padre, di Letoianni, un paesino sotto Taormina, cantava spesso, non solo a mia mamma di Giardini Naxos, ma anche
anche a quelli che erano stati lasciati dalla fidanzata, e quindi mio padre cantava benissimo, proprio era un cantante eccezionale, diciamo, Nicola, faccia cantare la canzone, venite nella sala. Quindi mio padre andava, faceva questa serenata sotto i balconi e le ragazze si convincevano. Quindi l'unico che ha capito le parole chiaramente è l'ingegnere. No, 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 c'è qualcuno che si abbassa della facoltà di... Solo che alla parete possono capire. Ma io ho sentito che è siciliano. Che è siciliano, allora. Posso dire che una serenata a Napoli si direbbe a canne e limone. Ecco, esatto, quindi giusto. Ho capito tutto. Allora lui dice, io sono messo qui sotto e vedo che ci sono questi uccellini al balcone, insomma, e aspetto qui anche io infreddolito come loro, e sono proprio, come dire, aspetto in ansia che tu possa cambiare idea, quindi vieni ad affacciarti e muoverti, sì, perché tutti i giorni accade questo, no? Gli uomini sempre vengono sotto i nostri balconi a farci la serata. grazie a tutti. Portano in onore tuo questa canzone proprio, anche a Pontremoli gli uomini, tutte le sere sotto i balconi. Certo, come no. Chissà cosa avranno detto. Ah, ma no, là sono tutti stranieri, quindi. Svizzeri? Beh, oddio, la Svizzera forse è la regione con più terroni, lo stato con più terroni del mondo. Bene, passo la parola, vuoi cantare anche tu? Ci vuoi aiutare una canzone calabrese? Una bella canzoncina? Lei sa che io ho una passione, cioè sono una siciliana anomala che ama follemente la Calabria. Tant'è che mo... Tu pensa che ho disdetto una cosa che avevo a Grosseto, quelli di Grosseto diranno un stronzo, però quando hanno detto Taulianova io ho avuto come un'illuminazione, sai? Proprio c'è questa rassegna letteraria molto bella, quindi ho avuto questo invito così fatto con tanto ardore, ho detto ma sai che c'è il Grosseto dietro l'angolo, ci vado un'altra volta, io me ne vado a Taulianova e quindi sarò lì il 19 maggio, se qualcuno è da quelle parti, Diana di Gioia Tauro, io sono lì. Grazie. Complimenti, gran voce, anche perché senza la parte musicale non si rende veramente conto della voce. Bene, tu più volte hai nominato il nostro onorevole, lo chiamiamo. No, lui va lasciato adesso. Allora parliamo del libro. Io direi di entrare nella versione standard della nostra presentazione, quindi queste bellissime sorprese ci hanno consentito, che poi ogni volta è così, quindi questo qui accadono sempre miracoli, grande sinergia. Vi chiedo di farvi un applauso, perché queste sinergie sono dovute a voi. Quindi, in attesa della dottoressa Barnieri, credo che questo plenum lievita, direi di dare la parola al nostro relatore che ci ha accompagnato in tutti questi nostri incontri, il professor Palma. Vieni Antonio, lo so che tu vuoi, preferisci Catena, però vi farete a Pontremoli, perché anche il professore verrà. Vieni professore, sì dai, vediamoci, allora entriamo, perché tanto tu guarda qua, vediamo, no? Preferisci Catena. Poi se qualcuno di là vede arrivare la dottoressa Barnieri, ovviamente consentitele di arrivare, così entrerà nel vivo della nostra relazione. Allora, questo libro l'abbiamo già presentato a Venezia, perché quest'anno siamo riusciti a raggiungere più città, il ponte della legalità, quindi il premio è questo ponte ideale tra diverse terre, un ponte di libri, un ponte di cultura, e ovviamente come cultura saremo a Matera ad ottobre, prima della chiusura di questo anno 2019, in cui Matera è la città della cultura. Professor Palma, tu che ci accompagni da tanto tempo, questa volta chi ha cantato l'abbiamo portato noi, non lui come presidente del Conservatorio di Napoli, perché il professore, oltre ad essere un grande docente in diritto romano, direttore della scuola delle professioni legali dell'Università Federico II, è qui
a rappresentare un certo Federico II, nel senso che abbiamo inaugurato i salotti nell'Ateneo Federico II e quindi abbiamo iniziato questo nuovo percorso insieme ad Angelo Martinelli, il nostro magistrato scrittore, anche lui in concorso. Ricordatevi di votare il libro anche del dottor Martinelli, che dovrebbe arrivare, e è venuto ieri sera. Ho un po' di paura con tutte queste donne bellissime, coltissime. Comunque, tentevo di fare la mia piccola figura. Io già ho presentato il libro di Daniela a Venezia e poi con lei ho fatto un pericoloso e faticosissimo viaggio a piedi verso la stazione, tra ponticelle, scale, una cosa terrificante. E abbiamo atteso insieme i treni e quindi abbiamo parlato. Parlarsi è la forma più grande di conoscenza. E ho intuito grande spessore morale e culturale di Daniela, per cui è un vero onore per me discutere del suo libro. Daniela è una donna forte e debole, direi ossimorica, che ha una visione del mondo disincantata e incantata, cioè non rinuncia al suo incanto. E quindi con lei ci si rasserena. È una donna che dà serenità e dà incanto. Bellissima, bellissima. Allora, il suo libro è come un buco nero che però rimana luce nera. Oggi l'hanno fotografato per la prima volta e hanno visto che il buco nero rimane. Daniela, che è la protagonista di questo libro, insomma, se mi consente l'uso medio di considerarla dentro queste pagine, come peraltro è normale per un autore stare dentro le sue pagine, parte da un'esperienza tragica, perché lei ha subito espropriazione della sua identità in Libia, vivendo momenti anche tragici, di paura grandissima con la sua famiglia. E poi è una migrante, in fondo è una migrante. Come tutti i migranti, cerca con qualche disperazione di ritrovare le sue radici. E queste radici non si ritrovano più. Si ritrovano dentro un viaggio sentimentale che si fa all'interno del proprio cuore, fondamentalmente. E questo fa Daniela in qualche modo attraverso i ricordi, attraverso esperienze che sono dolci da una parte e triste dall'altra, quindi è un viaggio nella vita, ovviamente, cerca di ritrovare le proprie radici. Le trova? Voi le trovate? Quando le perdiamo non le troviamo più. E tutti le perdiamo. Questo è il viaggio emblematico che Daniela fa nel suo cuore, nella sua anima, naturalmente attraversando anche dei grandi mali, la persecuzione degli ebrei, che è una persecuzione che va contro l'uomo, non è contro una razza, non è contro un'identità, perché noi siamo individui, non siamo ebrei, non siamo cristiani, siamo individui. Siamo persone che cercano di difendere il proprio, il suo proprio mondo. Spesso noi consideriamo gli altri come alieni. È anche un viaggio nel dolore. Che cos'è il dolore degli altri? Il dolore degli altri è il dolore di nessuno. Per riconoscere gli altri dobbiamo proiettare nella nostra dimensione di individualità. E questa è un'operazione difficile. Cerchiamo di restringere gli altri alla cerchia degli intimi, degli
di quelli che sono vicini. Perché facciamo questo? Perché siamo narcotizzati nei confronti del dolore degli altri. Allora recuperare gli altri non come alieni, ma come noi stessi nell'altro, è il tentativo che fa anche Daniela in questo libro. Ora, noi siamo presi anche oggi, qui, dal frastuono di tutti. Questo grande rumore in qualche modo espropria noi stessi da noi stessi. Allora, la lettura di questo libro, scritto in modo magnifico, in modo asciutto, in modo letterariamente impegnato, e anche la lettura di una vicenda umana, sicuramente, una vicenda di sofferenza, ma anche una vicenda di gioia, di amore, di rapporto, di relazione. Però non dobbiamo leggerla come un insieme di fatti, è un viaggio sentimentale, il viaggio della strada di mare. E come tutti i viaggi sentimentali, è anche una proiezione al suo intimo, e attraverso il suo intimo noi troviamo il nostro. Allora Daniela, mi chiedo e ti chiedo se hai alla fine, con questa continua espropriazione che la vita ha fatto di te stesso, se alla fine hai trovato. Io nutro qualche piccolo dubbio su questo ritrovamento integrale di te stessa. Perché? Perché tu vuoi credere di aver trovato te stessa, vuoi credere di aver raggiunto un equilibrio affettivo, però lo resti in qualche modo timorosa nei confronti della vita, della sofferenza, del dolore, e hai ragione di essere. Anche io lo sono, siamo tutti. Perché non abbiamo certo non subito l'esperienza che ha subito tutto, del taglio delle radici, del mutamento della vita, però tu hai subito anche l'esperienza della inconsistenza che gli altri davano al tuo essere. Noi siamo tutti come a bere, adesso, il vento, cioè il nulla. E che fine ha fatto a bere? È stato ucciso a Caino. E noi siamo i figli di Caino, non i figli di Abele. E abbiamo dentro di noi una violenza irrisolta, che può alla fine essere decantata solo nell'amore degli altri, nel riconoscimento degli altri. E questo mi sembra, se posso dirlo, il complimento più grande che posso fare. Hai consentito a me, che ho letto questo libro, in fondo, di fare i conti con me stesso. Certo, non di assolvermi, noi tutti ci vogliamo assolvere, però nessuno di noi lo fa veramente. Però questo viaggio che insieme a te ho fatto, in qualche modo mi ha dato pace. E quello che noi cerchiamo, la pace. Complimenti ancora, Daniela, molto. Nel frattempo un saluto ci ha ora raggiunti la dottoressa Palmieri, magistrato segretario al CSM, e poi vorrei, la facciamo accomodare dottoressa, poi vorrei far accomodare anche abbiamo prima presentato naturalmente l'avvocato Sotira, l'onorevole del PD Cosimo Maria Ferri, che vorrei subito fare una breve intervista. Buonasera, benvenuto. Bene, bene. Il microfono. Allora, benvenuto. Nella presentazione ha detto onorevole. Illustre maestra, no. Cosimo, vabbè, magistrato, già sottosegretario alla giustizia e soprattutto socio fondatore di Iustus Standard. Da quanto tempo in questa avventura di Iustus Standard? Dall'inizio, perché Antonella, bel applauso Antonella, glielo facciamo, no? Coinvolge sempre tutti,
con grande impegno e entusiasmo e trasmette questa voglia di partecipare. In più abbiamo unito e creato un premio a Pontremoli e quindi insieme per la giornata del premio Bancarella, che l'anno scorso ha presentato Catena, ha avuto un grande successo nella piazza di Pontremoli. E quest'anno? E lei ormai tutta la vita, cioè non può smettere. Parliamo di date, quando? E quindi il terzo sabato di luglio, è una data fissa. Bene. Il premio però è la domenica sera, però il weekend è quello del terzo sabato. Il terzo sabato di luglio, il premio lo fanno la domenica sera per esigenze organizzative. Un appuntamento, caro. E quindi quest'anno Catena ha conquistato tutti e la mattina però con il gustando facciamo il premio letterario giuridico e tutti coloro che presentano il libro qui, vedevo prima anche Marina Cirese, anche altri, per esempio oggi Daniela De Juan, tutti quelli che presentano il libro poi partecipano al premio che si svolge in contemporanea del premio Bancarella. Quindi insomma è un in bocca al lupo a tutti, io siccome faccio parte dell'organizzazione voto anch'io ma do tutti 10. Vabbè, così non sbagliano, si crea nemici. Il mio voto non va. Ecco, dai a tutti il zero. Però consegna insieme al sindaco il premio che suggerisce l'avvocato. Un appuntamento caro alla sua famiglia, io circa 20 anni fa, forse di più, ho conosciuto un altro Ferri, un ministro che secondo me... Esatto, e ricordo l'avevo intervistato per i primi divieti legati alla velocità, ricordo bene, e all'epoca si parlava esatto, e si era passato in 110 dai 160, quindi sono passati un po' di anni, e quindi anche se passato, cioè, questo... Sono passati 30 anni dalla legge sulle cinture di sicurezza. Quindi, quella è rimasta, i limiti sono spostati. I limiti qualche cosa cambia. Quindi un appuntamento importante, questo di Pontremoli, sì. Quindi tanti scrittori, ci sarà naturalmente il nostro avvocato, lei premierà e poi chi lo sa chi arriverà? Qui c'è Marco. Non ce l'ho, però. Ma vincono tutti qua alla fine, perché comunque sono tutti libri, no, vince uno. Però alla fine ogni libro ha la sua caratteristica, ti coinvolge, cioè a chi piace più un libro, a chi un altro, però davvero sono libri importanti, per esempio questo di Daniela ti coinvolge perché è una parte autobiografica e racconta, c'è cioè una parte diciamo emotiva e quindi ti coinvolge emotivamente. Racconta anche un po' la sua, lei è nata in Libia, Daniela come avete detto all'età di 10 anni è arrivata in Italia, quindi già vivere, nascere in Libia e vivere fino, a 10 anni, fino all'età di 10 anni ti dà l'idea anche delle difficoltà di quel territorio, però quindi emotivamente ti racconta e ti fa capire, come diceva prima il professor Palma, anche quanto sia difficile essere, sentirsi diciamo non gradito e comunque vedere quello che può la crudeltà e la cattiveria può fare contro determinati cittadini, quindi lei l'ha vissuto sulla sua pelle e si legge nel libro questa sofferenza, perché sono cicatrici che rimangono e che nessuno ti può togliere, quindi poi alla fine usi, consentimi l'espressione Daniela, quasi dei traumi che poi rimangono e quindi ti racconta anche quello che ha vissuto non solo lei ma la sua famiglia, questa figura di Michael, ti fa capire anche la differenza, perché ti fa ritrovare la protagonista anche quando diventa avvocato dopo tanti anni, quindi te la fa vedere bambina e quindi una sofferenza che può percepire una bambina ma che molte volte capisce più di un adulto, quella dell'avvocato affermato quando parli di diritti e quindi sappiamo oggi anche quando sia difficile, qui ci sono tanti avvocati e magistrati, per l'avvocato difendere i propri diritti, difendere i diritti degli altri, quindi la difesa, il diritto di difendere, il diritto di interloquire, il diritto di conoscere e quindi la difficoltà anche di questo, e poi però ha tutta una parte anche storica. Quindi per chi ama la storia, per chi vuol conoscere quello che è accaduto in Libia, il passaggio di Gheddafi, tanti passaggi storici
interessanti e puntuali, anche perché con gli occhi non solo della storica e della cronista, ma anche di chi conosce quella realtà, e quindi li fai cogliere in modo diverso, perché si capisce che hai vissuto quella terra, la conosci, e quindi anche quando la racconti come storica si vede e si percepisce questo valore aggiunto rispetto a chi possa scrivere della Libia senza, non dico esserci mai stato, ma averla vista solo sulle carte. E quindi è un libro che davvero ti dà una parte, diciamo, storica, quindi anche di apprendimento. Chi vuole studiare, uno studioso può leggere il libro e apprezzerà molto tutta quella parte storica, perché ha questo valore aggiunto, e quindi non trovi, secondo me, quelle cose che puoi trovare in un classico libro di storia, di geopolitica o di politica. E poi c'è tutta la parte invece, diciamo, che uno si porta dentro e che cerca di tirar fuori con questi passaggi. Quindi un libro che consigliamo assolutamente la lettura, e ringraziamo Daniela. Io faccio ora il magistrato, sono contento che Daniela De Guanne abbia lasciato l'avvocatura per transitare nei meriti di sì nella Corte di Cassazione. Sicuramente è un grande acquisto, non solo come giurista, ma anche come buon senso di umanità e di equilibrio. Quindi ha fatto un bel acquisto. Bravo. No, non so scrivere. Sono figlio di una maestra elementare che ancora mi corregge quando parlo e mi scrive. La maestra, ora in pensione, e diciamo, la scrive del libro, quindi quando scrive messaggi, perché mi interessa, riguarda WhatsApp, mi riscrive correggendomi la punteggiatura e le cose. Però l'attore l'ha fatta in teatro interpretando un giudice. Ambrosio, ma coinvolto l'altra sera con loro. E infatti parliamo. Ha fatto il processo a Leonardo da Vinci. Il processo a Leonardo da Vinci, certo, c'è un collegamento con. E noi il 15, lo ripeto Cosimo, noi, quindi, sarai a Roma il 15 aprile o sarai in Toscana? Il giorno della settimana è lunedì, in Toscana. Vabbè, ma poi tu sei toscano, devi stare in Toscana, perché noi di Ius Gustando per il 500° di Leonardo andremo in anteprima a vedere questa mostra al Palazzo della Cancelleria, se riesci a venire. Però io ti ho visto che interpretavi il giudice che ha assolto Leonardo, quindi come andava in teatro? Ma era facile assolverlo, perché sì, quando ho visto che lo difendeva di Pietro, ho detto qui la condanna ci sta sicura. Poi prima di entrare in scena Di Pietro ha detto no, ma io voglio fare il pubblico ministero, lo voleva fare Caringella, Caringella ha detto no, lo voglio fare io, quello, insomma, alla fine ha vinto Caringella, e Di Pietro ha fatto la difesa, Caringella ha fatto il pubblico ministero, ma Robert Simonaco, che era l'imputato di Leonardo da Vinci, alla fine si è difeso da solo, e poi la giuria popolare l'ha assolto. A un certo punto mi hanno detto no, ma te potresti anche condannarlo, dico no, scusate, la giuria popolare l'ha assolto, io chiaramente l'ho assolto, come potevi condannare Leonardo da Vinci? Che bella esperienza, però, come assolto, bella, bella, complimento, bel applauso. Grazie, grazie a essere qui, però presento io la fiammetta, sì. Con il mestiere, posso? Assolutamente, allora, fece piacere. Allora, fiammetta, anche a Pontremoli abbiamo parlato di lei, no? Quindi è difficile essere, gli abbiamo dato un premio, perché ha vinto un premio. Fiammetta c'è sempre, anche quando non la vedi, te sai che su di lei puoi sempre contare, perché la chiavi, la trovi, è un punto di riferimento di quelle, secondo, solidi. Hai bisogno a volte di punti di riferimento, di colonne, no? C'è chi scappa, chi non lo trovi, chi lo becchi, invece lei la trovi sempre, quindi grazie a Fiammetta, perché è sempre in punta di piedi, ma efficace, e non molla mai le persone amiche, quindi è davvero una persona importante anche nella mia vita, come quella di tante persone qui. Fiammetta presenta pochi libri, quindi che presenta proprio perché ci crede, e quindi vuol dire che con Daniela De Guanne crede nel libro e crede in lei,
e quindi sono contento che sia lei oggi a presentarlo. Devo dire che avete scelto bene, perché c'è questa parte anche storica importante, dove secondo me l'analisi che può fare anche la Meta è importante, e tutti la conoscete, ora da diversi anni al Consiglio Superiore della Magistratura, anche lì lavora sempre con grande serietà, segue le varie attività letterarie e non solo, abbiamo mille iniziative anche fuori dall'ambiente giuridico che seguiamo, e quindi lascio la parola a Angelo Martinelli stasera. Ah, sta arrivando, di solito sono io che ogni tanto manco, quindi era già arrivato, mi ha suggerito ieri sera in anticipo di allora io ti vorrei lasciare dando la parola a Fiammitta, ma non ho la voce di Catena, volevo cantare come te ma non sono inclinato. Allora direi un'altra canzoncina da Catena e poi Fiammitta, non intera però, non intera, non intera, un po' da tanto Fiammitta. Invece allora faccio questo, una domanda prima di presentare Fiammitta, cioè l'hai già presentata Fiammitta. E questo romanzo ha delle analogie con il mio romanzo Piccirida. La bambina mia si chiama Lucia e ha 11 anni, Nicole credo, no? Ha 9 anni e ho letto insomma un po' nel risvolto di copertina, e non solo, la bambina ritorna nel luogo, diciamo, è il luogo importante da dove sono accadute le cose più importanti, ritorna lì, come ritorna Lucia quando è grande. Questo mi ha fatto proprio, è stato come un flash, ho rivisto proprio il dolore della mia bambina, della mia piccirida, in questo vissuto della, mi permetto il tuo, no vabbè, della tua bambina, a riprova del fatto che non ci si allontana mai da quell'isola dell'infanzia, anche quando dopo sono accadute tante cose e si è fatta tanta strada, siamo diventati, non so, grandi professionisti, qualunque cosa dopo del tempo è potuta accadere, comunque non ci si allontana mai, è vero? Bravo Caterina, e voglio fare una domanda, ma tu stai facendo? Cambio la domanda, li leggo i tuoi libri, chi ti legge di più e chi è più critico? Mia madre, è terribile mia mamma, mia madre è terribile. Perché se cioè, chi ti deve dire la verità delle cose? Tanto gli altri, voglio dire, bene o male, non ce l'avranno il coraggio. La mamma ce l'ha il coraggio. Quindi quando le piace, è vero che quando non le piace devi stare attenta a quello. I tuoi libri sono bellissimi, sicuramente. Devo dire la verità, però ce li ho tutti. Ah, ok. Dai. Allora, diamo la parola a Fiammitta, professor Di Maio. Professore. Io ho letto proprio ieri il libro di Daniela Davanzo e devo dire, guardate che è un grande libro, è un libro scritto bene, tra l'altro con grande fantasia, è un libro che in sostanza importante, perché penso che sia in gran parte autobiografica, no? Però qual è l'arte? Prego, la sedia subito. Praticamente si parte poi dall'autobiografia per elevarsi a discorsi molto più generali. No? Dico, la novità del romanzo è questa, non è soltanto una descrizione del proprio essere, della propria famiglia, ma anche come occasione per una riflessione anche di carattere storico su problemi grandi come quello del rapporto fra ebrei, libici e arabi, perché la Davanzo ha vissuto questa tragedia, no, dell'invasione della, ripeto, quando praticamente è caduto il re, Idris el-Senussi, che tutti ci ricordiamo, tra l'altro, Idris el-Senussi cadde e ci fu
una rivoluzione, seguita poi da Gheddafi, anche da quando è successo dopo con Gheddafi. Quindi c'è tutta la tragedia degli ebrei che erano stabiliti in Libia come ricerca di una propria patria, no? Questo popolo, diciamo, continuamente, diciamo, è perseguitato. Quindi la Libia era diventata la patria di questi ebrei. E qua la Davanti racconta la storia di questa famiglia ebraica, Cohen, in cui appunto i genitori avevano questo figlio, Ruben, ebreo, che aveva sposato un'italiana, Virginia, che era figlia di appunto un avvocato. Professore, tempus fugit, una domanda gentilmente alla nostra autrice, anche se è un piacere ascoltarla, mi creda. Allora, la domanda che io faccio a Daniele è proprio questa. Io ho l'impressione che il punto centrale del tuo romanzo, non a caso il titolo, è il vento. Il vento diventa il linguaggio attraverso il quale si comunica tutto, il vento. Il vento è quello che ci porta anche dal presente al passato. C'è una frase della Davanti che a me sembra molto importante. Dice: non abbiamo il percorso per arrivare al passato. Il passato arriva da solo, arriva attraverso il vento. E il vento qui è il linguaggio generale che abbraccia tutti questi protagonisti, presente, passato e futuro. Ed è un fatto molto importante, praticamente, questo diciamo, che consente poi la piccola Micolla di tornare a Tripoli, sui luoghi dove ho vissuto. La Micolla era andata, sono scappati a Roma, in Italia, poi sono tornati a Tripoli praticamente, e Micolla è andata a rivedere la casa della sua infanzia. E c'è qui la nostalgia dei paesi di origine, la nostalgia dei paesi di origine che veramente diventa assai tenera da Davanti. Quindi ripeto, a me il libro mi ha completamente, diciamo. Allora questo è sicuramente un altro 10 e lode, dieci di fiammetta, no? È stato il nostro gancio, il 10 di Cosimo Ferri, il 10 del professor Di Maio, il 10 del professor Palma. C'è un vantaggio, è arrivata la Anna Maria Francini, ciao! Consentitemi di salutare il nostro gancio per il prossimo appuntamento, Deborah Sulpizzi, grazie alla quale andremo al Palazzo della Cancelleria, grazie Deborah. Fiammetta Palmieri, vieni. Io vi chiedo un applauso per Fiammetta Palmieri, perché è uno dei magistrati che ho conosciuto in questa nostra attività, non in udienza, ma fuori dalle udienze. Noi da anni portiamo la giustizia e la legalità fuori dalle aule, quindi insieme abbiamo lavorato per la prima edizione della Notte della Legalità, e da allora non ci siamo più lasciate, è diventata nostro socio onorario, ci segue ed è stata lei il gancio per presentare questo libro, conoscere questa persona stupenda che è diventata mia amica, che la cui amicizia mi onora e mi ha riempito il cuore. E grazie Fiammetta, perché Daniela non è solo una bravissima scrittrice, ma è quella che si dice una bellissima persona. Grazie. È vero, con il sorriso. Grazie a voi, grazie a Daniela, perché effettivamente Daniela è una bellissima persona e voi lo scoprirete leggendo il suo libro, perché inevitabilmente ognuno di noi in quello che scrive manifesta quello che siamo e manifesta i nostri sentimenti più intimi. E leggendo il libro quindi sarete in grado di apprezzare la tavolozza di sentimenti, di tutti i sentimenti umani, a cominciare da quelli più duri e quelli più influenti, perché l'inizio è molto forte, perché l'inizio è un inizio di odio razziale, è un inizio di persone che sono costrette a scappare perché sono ebrei, nel territorio dove sono sempre nati e vissuti, a casa loro, dove loro hanno giocato,
hanno vissuto, hanno condiviso tutte le emozioni più belle e più brutte della loro vita. Da quei territori sono costretti a scappare da un giorno all'altro, da un giorno all'altro, perché c'è qualcuno che li insegue e che li vuole uccidere. E quindi c'è questo sentimento, da una parte dell'odio, appunto lo troviamo subito nelle prime pagine del libro, che appunto è una storia raccontata attraverso la vita delle persone, quindi è la cosa, ritengo io, più bella, perché non è la storia come corsa di concatenazione un po' asettica di fatti, e quindi ci possono rimanere un po' strani. È la storia che noi apprendiamo vivendola attraverso i vari personaggi, da diversi punti di vista, perché Daniela è bravissima anche a tratteggiare diversi punti di vista, ci fa vivere le vite di tante persone, e questa è la bellezza della lettura. Noi attraverso questo libro, ho un suggerimento, vi leggerò delle parti, faremo parlare Daniela, perché le mie sono poche parole, diciamo, rispetto al bellissimo romanzo che appunto vi consiglio assolutamente di leggere. E appunto ci sono tratteggiati tantissimi personaggi, e sono tratteggiati che noi li vediamo appunto in maniera estremamente obiettiva, non c'è nessuna parzialità, li vedrete, ognuno è descritto, e quindi ognuno è in grado di, leggendo il libro, di predimensionarsi nei sentimenti e nelle emozioni di queste persone. Dicevo appunto che il romanzo inizia con un argomento sicuramente in maniera molto forte e molto dura, perché appunto c'è questa famiglia che è costretta a fuggire. Gli arabi li inseguono e loro sono costretti ad asserragliarsi a casa, e appunto si dice, qui loro sono venuti per ucciderci, e quindi ecco, capiamo che cosa vuol dire l'odio, che porta a voler uccidere, a voler eliminare fisicamente una persona. Noi, pochi di noi fortunatamente hanno vissuto questo sentimento, però c'è, esiste, ed è importante sempre ricordarlo. E poi c'è l'altro lato, e cioè come è vissuta questa fuga, questa necessità di nascondersi, di acchiappare più poche cose per poi poter fuggire, che è la parte degli ebrei. E poi c'è la parte dei terzi, che potremmo essere forse tutti noi, e dell'indifferenza. E quindi ci sono i vicini di casa, c'è il vicino di casa che dice no, io non posso aprire la porta, non ti posso ospitare perché è troppo pericoloso, e quindi non li ospitano neanche per la notte. C'è l'ambasciata italiana, perché si parla di ebrei italiani, e c'è l'ambasciata italiana che dice no, siamo al completo, non possiamo ospitarvi, perché appunto questa famiglia aveva bisogno di trovare riparo per qualche giorno in attesa poi di poter fuggire. E non trova nessuno sostanzialmente, anche l'amico di sempre, li ospita per pochi giorni, e soprattutto li ospita su una sedia, dice non posso darti, scusami, non ti posso dare l'amico di sempre del padre di Ruben Cohen, di Allah, dice guarda, mi dispiace, ti terrei di più, ma qui battendo per la mia famiglia, i miei figli, il grande soprattutto, ai suoi amici potrebbero sfuggire qualcosa, potrebbero riferire, hai capito, mi fa paura il suo fanatismo. E anche abbiamo, ahimè, anche diciamo nella scuola dove la piccola Nicole si trova, si trova a scuola, mentre appunto succede questa caccia, questa vera e propria caccia all'uomo, e i genitori la lasciano a scuola e telefonano alla superiore dicendo che sarebbero andati il giorno dopo. E anche la superiore ha qualche preoccupazione, la tiene, però dice mi raccomando solo per una notte, poi venite a prendere subito. Quindi ecco, noi abbiamo un po' tutta questa, si sossegue tutta la descrizione di questi personaggi che vivono lo stesso evento da diversi punti di vista, sotto diversi punti di vista, e questo è estremamente interessante. Poi abbiamo la fuga, loro appunto
appunto si sono costretti per qualche tempo, andranno a vivere a casa dei nonni e anche qui è molto bello però questo ambiente familiare che si crea, il libro ecco si fa apprezzare anche proprio per la descrizione dei vari personaggi della famiglia, delle diverse impostazioni tra diverse famiglie, però la famiglia si riunisce, ecco, quindi qui l'importanza della famiglia, il sentimento della famiglia che è molto forte e ci sono anche poi tutta una serie di particolari che riguardano poi anche la cucina, quindi potrete apprezzare leggendo il libro anche delle ricette che chi diciamo della cucina potrà sperimentare perché vengono descritte molto bene, quindi appunto c'è questa descrizione degli ambienti familiari, dell'ambiente familiare che è molto bello, pur ovviamente nella grande diversità dei vari personaggi. E poi naturalmente c'è il tema della nostalgia, il tema diciamo un po' il filo conduttore di tutto il libro, perché naturalmente la fuga, l'essere costretto a fuggire dai luoghi e quindi poi la nostalgia che si porta dentro dei luoghi nei quali si è vissuto, delle persone che si è dovuti lasciare, e nostalgia che può addirittura portare alla morte. E c'è appunto, sono molto toccanti le parti in cui appunto si parla della morte del padre, il padre di Nicole addirittura morirà e viene detto proprio il tumore è un'esternazione, è una manifestazione del non essersi mai riusciti ad inserire perfettamente in una nuova realtà. E quindi questo fa capire ad ognuno di noi quanto poi è difficile sradicarsi dalle proprie radici, è difficile tagliare le proprie radici e cominciare da capo in una, tante volte appunto diciamo che bello oggi ci troviamo in un'epoca sicuramente di grandi opportunità in cui ognuno di noi può lasciare il proprio paese e andare ovunque. Però ecco, non dimentichiamo di tagliare le proprie radici, lasciare i luoghi dove si è nati, dove si è cresciuti, dove si è. Non è facile, poi naturalmente se lo si fa perché si è perseguitati e quindi non per una scelta, ovviamente è ancora più doloroso e ancora più difficile da superare e da affrontare. Quindi c'è questo tema della nostalgia che poi viene declinato in vari aspetti, c'è il padre appunto che addirittura muore, la figlia che si ribella, che non ne vuole sentire parlare perché non vuole sentire parlare del dolore e quindi cerca di non discutere con il padre di questo argomento perché appunto vuole andare avanti, c'è la forza della vita, il giovane ha la forza della vita che fortunatamente lo porta sempre avanti e quindi la bambina cerca di appunto non vuole ritornare con il padre su questi argomenti che sa che sono dolorosi e quindi appunto la necessità comunque di andare avanti e poi però si troverà a ritornare in quei luoghi perché appunto che dà. E quindi appunto il libro si svolge in due parti, la prima parte appunto è la fuga dalla Libia e la seconda parte è il ritorno appunto in Libia della Nicole che poi nel frattempo è cresciuta, è diventato un avvocato, un professionista maturo e il ritorno in quei luoghi finisce con l'essere con lei per lei un modo appunto per riconciliarsi, e questo appunto sono d'accordo, lo diceva appunto il professore, lo dicevano anche prima, cioè in fondo questo libro è un po' il percorso che ognuno di noi fa nella propria vita, io penso, cioè il percorso che poi ci conduce a riconciliarci col passato ed è appunto il momento nel quale Nicole diventerà adulta, sarà proprio quello in cui riuscirà a trasformare quella che l'emozioni e le difficoltà che si erano create, aveva dovuto subire nel suo passato e anche naturalmente il dolore per una sorella che ovviamente è una presenza, la perdita di una sorella, nel libro c'è anche questo, c'è il sentimento della perdita legato all'assenza di una alla morte prematura di una bambina di cui lei non sa nulla, è la sorella, e quindi lei ritornando nei luoghi troverà il
riconciliarsi con il passato, e quindi veramente, diciamo, questo libro è un po' il percorso che tutti voi facciamo, penso, cioè quello di ritornare poi alle nostre radici, di ritornare al nostro passato, di riconciliarci col nostro passato e finalmente riscattare il ruolo da persone autonome ed adulte. Ed grazie, complimenti per queste parole. E concludendo, abbiamo iniziato una piccola intervista all'avvocato Sotira, io vorrei fare proprio una domanda all'avvocato, basandomi sul titolo, ma insomma, qual è la via del vento? Allora, intanto vorrei spiegare a Daniela che di solito diamo poco spazio all'autore, perché l'autore poi deve andare nel pubblico, quindi ci saranno loro che andranno, il libro potrà essere autografato, adesso aiutateci perché passeremo all'aperitivo. Come ha detto la dottoressa Palmieri, questo libro è anche un itinerario di cucina, perché si narrano i cibi che Nicole ama e i cibi proibiti a Nicole, no? Gli ebrei non mangiano i molluschi e la bambina quando va al mercato è attratta da questi pesci, da tutto ciò che non viene, che non può mangiare. E quindi mi è piaciuto molto il fatto che il trait d'union tra gli sussurri era anche questa frase, e tu dici che il cibo è le cose, è una cosa sacra, no? Quindi questa sacralità dei rituali del cibo che esprimono tante cose, che poi è il senso di questa nostra associazione. Il libro Qual è la via del vento? Il libro riporta una citazione del Coelet che dà il senso di come sia tutto avviene, cioè attraverso il vento, e il vento uno dei segreti che scoprirà la stessa Nicole, il motivo segreto per cui sua sorella è morta, e quindi il vento soffia dove vuole, gira e rigira, e attraverso il vento c'è la morte ma anche la vita, anche perché le prime forme di vita noi le dobbiamo al vento. Poi c'è anche, forse secondo me, questa ricchezza di questo libro che io ho particolarmente amato, perché io ho vissuto e lavorato in Terra Santa, e quindi mi piace, mi complimento con te che sei una donna che ha origini ebraiche, che ha avuto un padre non molto ortodosso, ma la modalità intelligente, elastica, con cui racconti i rituali, questo nonno che mangia la mortadella, e quindi questa discriminazione all'interno dei discriminati, perché la famiglia di Cohen, che è una famiglia più tradizionale, non vuole il matrimonio con la famiglia Asti, in cui ci sono questi ebrei che non sanno a memoria le preghiere, che mangiano ogni tanto la mortadella. Quindi questa è una cosa bella con cui complimentarsi, perché c'è questa giusta distanza da certe rigidità, che non possiamo nasconderlo, sono anche quelle che hanno determinato certi fondamentalismi che non sono mai auspicabili, per cui questa giusta distanza. Daniela ha presentato questo libro anche all'interno di un festival in cui il pubblico era pieno, era un pubblico di arabi, anzi l'organizzatrice era una donna egiziana, per cui anche questa difficoltà di relazionarsi e di portare un tema scottante ma toccato con grande serenità, con la giusta distanza, io direi che è una giusta distanza che ti porti dalla tua deformazione professionale da avvocato, ora sei un avvocato geneticamente modificato, però questa definizione. Questa distanza. Non abbiamo chiesto questo, qualche domanda da parte del nostro pubblico prima del gran finale, tra l'altro è a disposizione della nostra scrittrice per firmare le copie dei libri. Qualcuno vuole fare qualche domanda all'autrice del libro, oppure all'avvocato o alla dottoressa, perché no, abbiamo anche il professore. Nessuno, va bene. Allora, la scrittrice, come ho detto prima, è a disposizione per firmare le copie di questo libro che andremo a leggere tutti nei prossimi giorni. Grazie di questo invito, è stata per me una sorpresa. Antonella, io sono venuta qui questa sera, dovevo essere tra il pubblico, invece mi sono ritrovata con grande piacere a fare una piccola intervista, è stato davvero un piacere. Quindi grazie al nostro pubblico attentissimo, allora è il momento di prossimo appuntamento. No, noi coinvolgiamo sempre il pubblico, Antonio Pascotto gli è andata bene stasera, perché la giornalista l'abbiamo fatta fare a lei. Un saluto a te, a Leonardo. Sì,
con cui Daniela riesce a dare il senso del tornare in un posto che racchiude un dolore. Perché quando Nicola ritorna, innanzitutto vorrei dirvi che Daniela non è mai tornata a Tripoli e che anche grazie alla tecnologia Google Maps è riuscita a ricostruire le vie della vecchia Tripoli e le vie della nuova Tripoli in cui poi si addentrano la delegazione italiana di ebrei che torna a Tripoli per questa promessa mai mantenuta da Gheddafi, perché diciamolo che i diritti e tutti gli immobili confiscati, i beni confiscati non sono mai stati restituiti agli ebrei italiani, agli italiani che non sono ebrei ma erano italiani che sono scappati all'epoca. Questo luogo è come una madre da cui ci si è separati nostro malgrado. Si può anche incontrarlo di nuovo, rientrare nel suo appartamento fingendo di prendere qualcosa che si era dimenticato. Non è morto, esiste, ma non è più per te. E sembrerà assurdo, ma i morti restano più dei vivi che se ne vanno. Bello. Grazie. Grazie. Ora l'aperitivo per tutti.